Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di BMW. Se vogliamo vincere molti premi e entrare in tutte le riviste, dobbiamo presentare qualcosa che la gente veda come attraente. E se vogliamo piacere a tutti, dobbiamo presentarlo in modo elettrico. E questa è sempre un'auto super sportiva per il nostro settore. Questa meraviglia dell'ingegneria, oltre ad essere un'auto molto bella, ha ottenuto l'effetto che BMW cercava, ovvero catturare tutta l'attenzione. Ma qual è il problema? Beh, siamo nel 2014 e se oggi nel 2024 l'elettricità è ancora agli inizi, immaginate com'era nel 2014. Era un'utopia molto più bestiale di quanto possa sembrare oggi. In linea con questo concetto, se vogliamo conquistare le prime pagine di tutte le riviste e posizionarci bene anche nei premi internazionali, abbiamo bisogno di un motore innovativo e che sia il più efficace possibile sul mercato. Ed è così che nasce l'approccio di BMW ai motori a tre cilindri. Chi di voi ha un po' di memoria e ci segue regolarmente sul canale ricorderà della serie EPS6. Vi ho raccontato che BMW si era rivolta a PSA per cercare un motore per le Mini che fino a quel momento erano state alimentate da motori della Chrysler. Quando la partnership è terminata dovevano avere qualcosa da mettere nelle Mini. Abbiamo avuto il tempo necessario per poterci adattare a questa moderna tecnologia e sviluppare e migliorare tutti i sistemi che sono incorporati in questo nuovo motore, e nel corso del video vedrete che sono cambiati progressivamente rispetto a quelli che avevamo nelle PS6. Bene, andiamo all'argomento che ci riguarda. All'interno di questo motore, all'interno troveremo un pistone in alluminio da utilizzare. Qualcosa di comune e diffuso che abbiamo già visto in altri video. In questa occasione presenta un riporto laterale. Vi ho già detto in molte occasioni che lo scopo di questo rivestimento è quello di ridurre l'attrito tra il pistone e il cilindro stesso e anche di contenere il rumore nelle modifiche. È anche importante notare che abbiamo una fresatura delle valvole che ci permetteranno di avvicinare il pistone alla parte superiore del cilindro, avvicinandolo al cilindro pur mantenendo un rapporto di compressione se estremamente elevato, pari a 11 a 1. Ovviamente i paragoni sono odiosi, come dico sempre, e se lo confrontiamo con una Volkswagen della settimana precedente o se lo confrontiamo con qualcosa di Mazda, siamo sempre anni luce avanti. Ma per una variante come quella che vi presento non è affatto disprezzabile avere un rapporto di compressione di 11 a 1. Continuiamo su questo argomento. Dobbiamo considerare il fatto che abbiamo una camera di combustione che abbiamo formato all'interno del pistone stesso. È una camera di combustione con una cava normale e comune, ma è importante sottolineare perché in questo video non lo è, ma in altri video vedrete il motivo di questo tipo di disposizione. Uno dei vantaggi di poterlo analizzare in dettaglio è vedere quei particolari come la presenza o meno di un inserto nel primo segmento. Questo tipo di inserto è decisivo per poter sopportare non solo la pressione che si avrà sul pistone, ma anche l'usura che il primo anello produrrà nel suo intaglio. Ricordate che i segmenti sono le fasce. Se si monta un pistone estremamente più economico, perché lo si è notato, logicamente lo si monta e funziona, ma dopo pochi chilometri si avrà un'abrasione impressionante sul primo anello e sul pistone, e questo porta direttamente a consumo d'olio spropositato. L'idea o la proposta iniziale che un cilindro unitario di 500 cm cubici che ha un diametro di 82 per una corsa di 94.6, notate che vi sto parlando del cilindro unitario e non vi sto parlando di un blocco selezionato, che è quello che sono abituato a mostrare. E questo ha una ragione d'essere, è la ragione d'essere che BMW, quando ha calcolato questo cilindro unitario, ha pensato di installarlo in blocchi di 3, 4 e 6 cilindri rispettivamente. Cioè,
che è scalabile in modo da poter coprire assolutamente l'intera gamma di benzina di tutti i motori BMW. Questo piccolo motore a tre cilindri è disponibile in potenze che vanno da 100 a 231 cavalli. È proprio questa la proposta che abbiamo ospitato nella Mini di questa edizione, dell'edizione e anche della BMW i8 di cui abbiamo parlato. Abbiamo un blocco motore che va un po' contro le consuetudini di questo tipo di motore. Se ci fate caso, il motore è a ponte chiuso, ovvero l'opposto di quello che è diventato un tema comune a tutti i motori a tre cilindri, ovvero il ponte aperto. Si nota che la struttura a ponte chiuso ha una particolarità e una serie di difetti che la rendono molto più complessa. La particolarità o il vantaggio sarebbe il fatto che deve appoggiare i supporti laterali a questa parte, è molto importante. L'ubliquità di qualsiasi biella ha come forma intrinseca una forza normale che agisce contro i nostri interessi, cioè quando abbiamo un supporto laterale del pistone stesso sia in compressione che in combustione avremo una forza che cerca di svolgere una funzione di pendolo con la punta della canna, che è un movimento verso i lati. Questo movimento deve essere estirpato alla radice perché altrimenti avremo problemi nella base che appoggia contro la testata, con perdite di compressione verso il refrigerante e ingresso del refrigerante nel cilindro, cosa che distrugge qualsiasi tipo di motore. Se andiamo all'interno del blocco motore, troveremo i cilindri dove scorrono i pistoni se siamo in una formazione in alluminio. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo solo un paio di soluzioni praticabili per consentire l'uso continuato di questo tipo di motore. Non è una incorporazione di canne in ghisa in modo da avere una circolazione comune nei pistoni. L'altra è quella di trattare l'interno dell'alesaggio con una qualche tipo di soluzione che aumenta la durezza del cilindro stesso in alluminio e che permette alcune peculiarità o premesse che migliorano ciò che già conosciamo con le canne dei cilindri in ghisa. In effetti si tratta della protezione della proiezione di metallo attraverso un flusso di plasma che abbiamo nell'immagine. BMW in questo caso lo battezza LDS, ma avrebbe potuto chiamarlo in qualsiasi altro modo, e che la questione che funziona esattamente come una saldatrice di tipo Micmac. Sapete tutti che abbiamo un filo continuo all'interno e che è quello che usiamo come flusso per poter saldare. Nel caso ci riguarda quanto trattiamo un blocco all'interno, quello che stiamo facendo è una deposizione di metallo sulla superficie dell'alluminio e questa deposizione avviene a una temperatura molto alta in modo che il metallo sia depositato sulla superficie dell'alluminio, sovrapporla alla superficie generando un tipo di scaglia che sarà molto buona per la sua solvibilità, per la sua durezza, per le sue proprietà tripologiche e la cosa più importante perché ha un'incredibile conducibilità termica. È solo un rivestimento superficiale che in questo caso è di 3 decimi di millimetro, 25 o 0,50 mm. Il fatto che avete una pellicola di 3 decimi di millimetro sarebbe sufficiente per rettificare, sì, ma deterioreremmo in modo tale questa costruzione che abbiamo applicato al cilindro, che non potremo garantire il funzionamento in futuro. Beh, sulla biella abbiamo poco da dire, semplicemente è una biella speciale perché naturalmente ha l'intenzione diretta di trasmettere più sforzo verso il gambo della biella e questo a sua volta verso l'albero di trasmissione. Questa è una cosa molto conosciuta, l'abbiamo vista ovunque. Qui abbiamo qualcosa da evidenziare su tutti i motori che hanno a che fare con l'avviamento e l'arresto più volte, cioè il sistema start and stop, che già conosciamo in molti altri sistemi di ibridazione che arriveranno nel canale e che sono molti di voi già conoscono, perché logicamente le bielle e i cuscinetti del mainframe non sono predisposti per essere sottoposti a questa motorizzazione
di avviamento e arresto in modo costante, perché a ogni avviamento e arresto abbiamo un momento di limite di lubrificazione in cui le parti sfregano, e queste parti sfregano generano la soluzione, e questo problema è stato trovato da BMW con un prodotto chiamato Hilux, insistendo ancora una volta sul fatto che lo hanno chiamato Hilux, ma non ha nessun senso. Il punto è che lo scopo del rivestimento è quello di eliminare l'attrito tra le parti. La parte essenziale da conoscere è il concetto stesso, che quando c'è un limite di lubrificazione abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di effettuare questo avvio e arresto senza generare usura né sul metallo stesso né sul cuscinetto. Ora vedremo dove raccogliamo i frutti di questa motorizzazione. L'albero a gomiti, come in altre occasioni il costruttore, ha rinunciato ai contrappesi nella parte centrale, aumentando quelli all'estremità, e con questo si conclude il bilanciamento dell'albero a gomiti. Spesso la parte importante di questo tipo di albero a gomiti, oltre al fatto che è forgiato, dobbiamo renderci conto che tutti hanno un trattamento in tutte le piste di scorrimento. Questo tipo di trattamento è dato dall'induzione, e quello che genereremo con esso è un indurimento superficiale di quella regione, senza togliere le proprietà elastiche del resto dell'albero a gomiti. Bisogna sapere che quando induriamo una superficie, questa diventa fragile, quindi se tutto l'albero a gomite ha questa struttura fragile, la cosa più facile che prima o poi per fatica si rompa, e come in altri casi in qualsiasi motore che abbia una struttura a tre cilindri, arriviamo alla parte brutta, la parte di bilanciamento effettivamente è quello che cerchiamo di alleviare. In tutti i casi è l'ondeggiamento tipico di qualsiasi motore, quel movimento a pendolo che avremo a destra e a sinistra di tutto il motore nel suo complesso, e per questo abbiamo solo un paio di soluzioni possibili: caricare il motore con dei contrappesi che compensano questo fenomeno tramite il volano del motore e lo smorzatore stesso, oppure con un albero di bilanciamento come quello che vedrete sullo schermo, che realizza proprio le forze opposte del bilanciamento di questo tipico movimento. Ci concentreremo ora sulla parte superiore di questo tipo di motore, dove troveremo una testata che non presenta troppe sorprese, ma è importante sottolineare alcuni dettagli. Questo tipo di soluzione non serve né più né meno che a distribuire il calore, se partiamo da un flusso che passa attraverso lo scarico e si avvicina all'aspirazione. Quello che facciamo è proprio trasferire il calore da quella regione a quella opposta. Significativa di quel calore su una superficie più ampia, e anche equalizzando la temperatura che troveremo in tutta la testa del cilindro. Questa parte è significativamente importante perché evitiamo le deformazioni, che sono il difetto numero uno di qualsiasi sistema in alluminio. Se guardiamo ora la seguente immagine, molti di voi riconosceranno una vecchia conoscenza del canale. Infatti è il sistema Valvetronic, che approfondiremo in eccesso questo sistema, perché avete un video dove lo trattiamo in modo approfondito. Ma è vero che l'applicazione di questo concetto in questo tipo di motorizzazione è cambiata di parecchio, e si tratta di spostamento. Quello che prima era una farfalla a gas all'utilizzo delle valvole in modo corretto, l'elevazione che corrisponde ad ognuna delle valvole avrà una conseguenza diretta nella quantità di aria che riusciremo a ingerire all'interno dei cilindri. Quindi andremo ad eliminare la latenza che esisteva tra la farfalla che aveva nel sistema Valvetronic. Tutta questa depressione significa un ritardo che ora possiamo sradicare in maniera decisa. Con questo tipo di montaggio ora effettivamente ha parecchi detrattori. Quando questo sistema è stato ideato era agli inizi ed era montato sul P6, ho fatto le sue pratiche sul P6 e attualmente è in grado di avere un sistema Valvetronic abbastanza buono o molto buono all'interno delle peculiarità e degli apprendimenti sperimentati sul P6.
uno dei quali è quello di considerare tutta l'attrezzatura che avevamo in quel tipo di montaggio. Se guardate la foto, abbiamo un montaggio A e un montaggio B. Il montaggio A è probabilmente quello che abbiamo imparato nel P6, un montaggio verticale che ha dato un certo numero di problemi al marchio stesso e una cattiva reputazione, più o meno voluta. D'altra parte, sul lato destro abbiamo diminuito la dimensione verticale e quindi possiamo comprimere un po' l'intero gruppo motore. È che possiamo incorporare l'iniettore nella regione centrale. Questo è qualcosa di importante in termini di emissioni e di efficienza del motore stesso. È qualcosa che non potevamo ottenere con le soluzioni laterali. I miglioramenti in termini di Valvetronics non sono solo perché abbiamo riposizionato i prodotti in modo diverso, ma abbiamo studiato meglio sia il pignone che ha l'azione sull'albero secondario che l'intera struttura del set del motore. È molto più robusto e molto più compresso. Tutto questo risponde ad una certa quantità di errori che potevano facilmente scoprire nei mini. Va notato che nelle formazioni incluse nel mini l'attività delle valvole e il controllo di cui intendiamo ed espelliamo ad un cilindro è un aspetto su cui i costruttori investono enormi quantità di denaro. E ciò ha a che fare con il fatto che un motore a combustione interna installato in un veicolo deve avere un campo di lavoro enormemente elevato. Ha fatto forse più a lungo di molti altri marchi. Oggi, e in una delle migliori soluzioni sul mercato, è forse il migliore che esiste. Oggi ed è un tipo di puleggia che trasporta l'intero meccanismo all'interno e il meccanismo si basa esclusivamente sui passi idraulici che consentano il riempimento e lo svuotamento di cavità continue in modo che si dirigano a destra o a sinistra della colonna esterna, che nessuno si eccita perché il fatto che questa è la soluzione migliore nel mercato non significa che non siano stati i primi che erano precursori, non di altri produttori che applicavano la stessa soluzione. In immagine vi mostro la soluzione Toyota VVT e VTV e di Honda, e non dovete essere degli ingegneri per rendervi conto che entrambe le soluzioni sono praticamente uguali a quelli che stiamo vedendo di BMW. Nessuno di questi elementi avrebbe la possibilità di essere interpretato senza una pompa che possa alimentare tutti questi componenti. Logicamente, al giorno d'oggi disponiamo già di pompe a gestione variabile che sono in grado di mantenere una pressione costante nonostante i giri di rotazione del motore stesso. Il fatto di poter modulare la sua pressione e che la portata di qualsiasi uscita di questo tipo di elemento ha molto a che fare con la gestione che andremo a effettuare all'interno, e questo significa che abbiamo una cavità iniziale nella pompa. La soluzione applicata è forse una dei migliori sul mercato e non pone troppi problemi in termini di guasto. L'unica cosa su cui tutti i produttori sono d'accordo è che l'applicazione di un attuatore che controlla tutto questo tipo di gestione è comandato da una centralina ed è qui che avremo problemi a muovere gli alberi a camme stessi, come la pompa, ed è tutto ciò che deve muoversi all'interno di questo motore. Abbiamo applicato un sistema di catena di distribuzione a bicicletta, di cui siamo abituati a trovare una delle migliori soluzioni che esistano per trasmettere un movimento così lontano. Quando abbiamo l'albero motore posizionato dove deve essere e gli alberi a camme così distanti, bene, avremmo la possibilità di applicare una cascata di pignoni, ma va contro qualsiasi efficienza nei motori attuali. Così abbiamo solo la cinghia tradizionale, la cinghia bagnata, che tutti sapete è un fallimento oggi, e la catena tradizionale è la catena BMW, anche segnalato una certa quantità di problemi, e se non solo dirlo ai proprietari dell'N47, ma ciò che è cortese non toglie ciò che è coraggioso. È ancora la cosa migliore che esista per poter muovere un buon motore. Immagino che nessuno ci pensi, ma per sicurezza
c'è sempre qualcuno che azzarda il fatto che sono motori da 100 cavalli e motori da 231 cavalli. Non sta a noi prendere una versione da 100 cavalli e applicarla a una riprogrammazione a 231, perché se possiamo garantire qualcosa è che si romperà, e non come nel caso di GR, qui si romperà abbastanza presto. E quindi attenzione con queste motorizzazioni che non consentano questo tipo di guadagno. Bene, fino a qui l'esame di questo BMW. Questo video è diviso in due parti. Nella prossima parte andremo a toccare il problema che tutti quanti conoscete, la catena degli dei controalberi che si rompe. Voi sapete già che è stata cambiata dai 7 agli 8 mm, che è stata cambiata la viscosità dell'olio. Bene, ricordate questa base di questo video, perché da questo riuscirete a comprendere qual è l'errore commesso dagli ingegneri che hanno progettato quel motore. Detto questo, vi rimando alla seconda parte del video. Arrivederci, un saluto a tutti.